noi abbiamo, cioè ci sono persone che sono uscite da Tripoli a 5 anni, persone che sono uscite a 12 anni come me e persone che sono uscite da Tripoli a 18 anni o più o adulti genitori di figli. Qual è la... Sì, prego. 5 anni, certo, 5 anni, 12 anni, 18, 24, qual è la, o genitori già con figli, qual è la differenza nel trauma psicologico subito nelle varie fasce di età? Perché molti di noi in realtà, venendo qui questa sera, sono quasi alla ricerca di una risposta di un trauma vissuto, perché comunque un trauma c'è stato per tutti, e non è un caso che veniamo qui a vederci, a riconsolarsi per quello che abbiamo vissuto. No, grazie per questa domanda, Amos, perché sono praticamente 40 anni che non faccio altro che studiare questi problemi. In realtà non è la stessa storia, però il trauma può anche essere il trauma di uno che non ha vissuto direttamente un'esperienza, perché se voi vedete tutte le interviste, tutti parlano bene del loro papà. C'è un motivo. Perché è un padre sconfitto. E un padre sconfitto va protetto. Noi l'abbiamo visto i nostri genitori, cinquantenni, sessantenni, arrivare qui, sradicati. Persone che avevano un ruolo sociale importante in famiglia, e che di colpo il loro ruolo veniva meno parzialmente perché in un altro contesto sociale non potevano più governare la famiglia come la governavano prima, non avevano più la rispettabilità sociale che avevano prima, avevamo presidenti di comunità che di colpo diventavano persone invisibili qui, rabbini importanti che non sono stati incorporati nel collegio rabbinico italiano. Nessuno dei nostri rabbini è stato incorporato qui in Italia. Sono diventate persone semi-invisibili. Allora i figli li hanno protetti. Non hanno osservato solo il comandamento divino di rispettare il padre, ma hanno sentito il bisogno di restituire quella gioia che era sparita dal viso dei padri. Io ho visto persone in Israele, con affetto ricordo ancora Buaron, il papà di Vivi per esempio, a Bat Yam, tanti anni dopo, che stava in un piccolo negozio, lui che parlava così bene l'arabo, che trattava con le autorità, che gestiva tutta una serie di attività importanti ed era altamente rispettato, ma i figli gli davano quel rispetto che la società gli aveva tolto da un giorno all'altro, quando la persona con cui ha lavorato per 40 anni non gli ha voluto manco rivolgere la parola. Quindi i traumi sono differenziati, ci sono i traumi delle persone adulte che di colpo vengono sradicate, entrano in un mondo dove non contano più, dove non sanno più operare socialmente. Quello è un trauma terribile. E la perdita del senso dell'esistenza, e quel senso dell'esistenza ti può essere restituito solo dai tuoi figli, ma solo se i tuoi figli sono in grado di mantenere in sé il sentimento del rispetto per la figura paterna sconfitta e farla vivere dentro di sé come vincente grazie al lavoro che i figli sono in grado di mettere in atto nella vita. Ed è questo stato uno degli aspetti più belli della vita della comunità degli ebrei di Libia. Questa capacità di riscattare i genitori, di farli sentire importanti attraverso l'attività che i figli hanno fatto. Poi ci sono quelli che sono usciti a 18 anni, che qui hanno scoperto la libertà, hanno scoperto un altro mondo, è un'altra vita. Ma la sera per molti era asfissiante la vita in casa. Era una comunità felice la nostra e di colpo per molti è subentrata la depressione. Sono tutti aspetti che non si conoscono dei nostri genitori. Gente che
è stata sradicata. E alcuni hanno cominciato a creare un tessuto di protezione attraverso le sinagoghe, attraverso il rituale di preghiera. Io mi ricordo nel 67, quando hanno riattivato la sinagoga di Viale Marconi, dove andavo a dare una mano a fare la tefillà e non c'era manco il Sefer Torah, e bisognava quindi ricostruire una parvenza di normalità. E poi c'erano invece quelli che nascevano qui, e sono le persone che sono cresciute in un altro mondo, ma dovevano ricostruire un contatto con il loro passato, che spesso non conoscevano adeguatamente. E quindi sono nati i tripolini che diventano romani in Israele e tripolini a Roma. È interessante, voi andate a Rehov Frischmann sono tutti tripolini, e qui sono romani, però no, qui sono tripolini, lì sono romani, perché per tanti motivi, perché in Israele fa scena diventare italiano, mentre qui fa scena definirsi tripolino, perché uno ha bisogno sempre di differenziarsi, di tirare fuori ciò che lo differenzia dagli altri per dire ci sono anch'io al mondo. Questo dimostra anche che l'identità è sempre complessa e plurima. Noi abbiamo tante anime dentro di noi, e quando siamo in Israele, se diciamo che siamo italiani, non è per essere trattati meglio, ma per sottolineare una differenza. Ricordo una volta un ministro israeliano con poco garbo, ma poi gliel'ho perdonato perché lui veniva dallo Yemen, quindi chissà che cosa ha passato nella sua vita. Hanno fatto l'intero viaggio a piedi nel 48 per arrivare a prendere l'aereo ad Aden, e disse a un tripolino che era vicino a me: ma tu da dove vieni? E quello gli ha risposto: sono romano. E gli ha detto: ma tai talchi midrom Italia? Drom Italia sarebbe la quarta sponda, secondo la mitologia linguistica inventata dagli israeliani, spesso per criticare gli ebrei marocchini che vivono in Francia, per cui diventano anche loro Drom Zofat, diventa Pienoir, ma detta da un ebreo yemenita è una battuta di spirito, e quindi fa parte del gioco. Però spesso coloro che sono nati dopo, quelli che avevano 5 anni allora, o quelli che sono nati dopo ancora negli anni 70, sono dentro un altro mondo, ma portano dentro di sé pezzi di quel mondo vecchio. Allora, come mettere insieme tutto questo? Vediamo se tu stai facendo un lavoro molto bello, perché stai rimettendo insieme contatto, in contatto mondi diversi. Stai facendo un bel lavoro, ma è interessante che questo lavoro che tu hai iniziato tanti anni fa comincia ad avere una eco oggi, perché sempre dopo 40 anni le cose si raccolgono. C'è sempre una generazione del deserto che passa, ma noi la dobbiamo far vivere. Grazie Davide. Infatti la serata l'abbiamo proprio nominata Dalle Dune a Piazza Bologna. Qualcuno sa esattamente perché i tripolini poi hanno scelto Piazza Bologna? È un quesito, perché la prima famiglia risiedeva lì, e quindi come per Ghiscia, la prima famiglia che chiamava tutti, e lì i primi appuntamenti, e da lì tutti quanti hanno scelto di abitare lì, tant'è vero che i prezzi degli appartamenti sono aumentati. E adesso con questo ci riaggiorniamo a un prossimo appuntamento, speriamo altrettanto interessante. Ci sono alcuni dolci fuori, io direi di chiudere qui.